So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Terme della Salvarola, tutte le cure termali. Al centro estetico sensoriale Balneo ho trovato tanta professionalità e un ambiente molto raffinato. Qui coi trattamenti viso e corpo mi sono concesso una coccola e tanto relax che mi fanno sentire veramente bene. Sono 20 anni che frequento il centro Balneo, principalmente per il mal di schiena. Ho iniziato con delle fisioterapie, cerco di fare un po' tutte le attività adatte a me e per me l'acqua termale è il top. Terme della Salvarola e Centro Benessere Balnea in collina a 3 km da Sassuolo, Modena. Buonasera, Matteo Macchioni incanta la sua Sassuolo in occasione del concerto per festeggiare i primi 10 anni di carriera. Una carriera piena di soddisfazioni che dopo il diploma accademico in pianoforte l'ha portato ad Amici, il talent di successo firmato Maria De Filippi, ma anche a solcare palchi di fama internazionale come cantante d'opera. 10 Anniversary si è tenuto in Piazzale della Rosa, che ha ospitato ben 800 persone, nel rispetto ovviamente di tutte le direttive ministeriali per contrastare la diffusione del Covid. Interprete d'eccezione, Matteo ha emozionato il pubblico con un repertorio variegato e per nulla scontato, da Caruso a O Sole Mio, da Granada ai Queen. Al suo fianco si sono alternati artisti d'eccezione, il comico Demo Mura, il chitarrista Francesco Landi e la cantante Veronica Perseo. Proprio con lei Matteo ha duettato sulle note di The Prayer, splendida canzone di Celine Dion. Chiusura, il tenore sassolese ha voluto rendere omaggio al maestro Luciano Pavarotti. Yeah.
lutto per il Rotary Club di Sassuolo. È morto il dottor Corrado Roberto Lavini, ex presidente del club. Aveva 67 anni e soffriva di un male incurabile. Specialista in chirurgia toracica e chirurgia d'urgenza, Lavini lascia la moglie e il figlio. A causa delle condizioni meteo avverse, l'evento La Corsa alla Vita, che si sarebbe dovuto tenere questa sera alle 21 in Piazzale della Rosa, si sposta nell'Aula Magna del Polo Scolastico. Ospite d'eccezione il campione olimpico Stefano Baldini, che dialogherà con il giornalista sportivo Leo Torrini. Ingresso gratuito. Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera al Parco Amico di Braida, dove si è tenuto un concerto omaggio a Fabrizio De André. Sul palco si sono esibiti i Cala la Luna, band nata con l'obiettivo di far scoprire le canzoni e le parole del cantautore genovese a chi non le conosce e ricordarle a chi le ama. Ed ora passiamo allo sport. Successo per il Sassuolo femminile, che nella terza giornata di campionato ha battuto tra le mura amiche il Napoli con il punteggio di 3-1. Le interviste post partita. I'm 16 years old. I'm from Malta. At Sassuolo, no? Yes, I'm very happy from the moment I arrived. This felt like home, so I'm really glad to be here. It was one of the best nights of my life. I can't really explain it with words. Obviously, it's good to get the goals, but more importantly, the 3 points. And yeah, it was just amazing. Mr. Piovani is an amazing coach, one of the best I've played with, for sure. The other girls are very welcoming. They make you feel at home from the moment you arrive. And they're obviously very good players, and that's something good for me as I'm still young, and they will help me improve my game. Yes, I used to follow some matches, obviously, Sassuolo, because I was interested in coming here. I know the level was much higher than I'm used to, but at the same time I was confident in my own ability and know that I could offer something to this team. Obviously, I think it's the most important thing that we improve on last season. And obviously, I wasn't here, but I used to follow, and I know what the club in general has in sight, and I'm here obviously to help reach those goals. And obviously for myself, I just want to improve my game and be the best player I possibly can be. No, like I told you, the girls are very supportive here. I'm really happy to be part of this team, and hopefully more nights like this will keep happening for us. The first goal, I'll dedicate it to myself, as I think I've worked really hard in my whole career. And the second one, obviously, to my family, who I'm sure were supporting me back home. And I think they're very happy to see me score and make my first appearance for the club. Sono state brave le ragazze, sono molto contento del risultato, magari un po' meno per il fatto del gioco, perché magari sotto certi punti di vista abbiamo avuto un po' di timore a giocare la palla, cosa che avevamo fatto molto bene nelle prime due partite. Però ci sta, perché abbiamo affrontato una squadra ben organizzata, è venuta, si difendeva bene, ripartiva in contropiede, ci ha chiuso un po' gli spazi. Siamo andati sotto, però le ragazze sono state molto brave a reagire, e questo è frutto del grande lavoro che fanno durante la settimana, perché c'è molta dedizione da parte loro, e questo è un punto importante da non sottovalutare. Abbiamo, a parte quelle di infortuni gravi, le altre 5-6, Tomaselli, la stessa Pondini, che stasera ha giocato 20 minuti, Lenzini, Monterubiano, la Fuentes, molto probabilmente riusciremo a tesserare anche lei. Quindi abbiamo fuori delle giocatrici che ci possono garantire sostanza, soprattutto anche cambi, e quindi queste 3 settimane lavoreremo in modo particolare sul gruppo, ma specialmente anche per loro, che rientreranno piano piano per poi farsi trovare pronta alla ripresa del campionato con la Fiorentina. Prima sconfitta prestagione per la Green Warriors Sassuolo, che sul campo di Unione Volley Montecchio Maggiore ha perso al tie break. Le ragazze di coach Barbolini ora si preparano per 2 amichevoli, mercoledì alla Consolata contro Club Italia e domenica per il ritorno contro Montecchio Maggiore. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento come sempre è a domani. Buona serata.